Un benvenuto a tutti gli amici all'ascolto da Lenzo Blasone di Foligno. Per Foligno Tolentino, gara di ritorno del primo turno in Coppa Eccellenza fase nazionale. Queste due squadre si sono date battaglia una settimana fa al della vittoria di Tolentino con la squadra di mister Armillei, che era spuntata per 2-1. Una partita dura, combattuta, che però ha visto vincitori gli ombri, che oggi scendono in campo con una formazione che probabilmente è la migliore che mister Armillei può mettere in campo, con Roani, Pinzai, Pagliarini, Gorini, Petterini, Zanchi, Ginai, Pettinelli, Fondi e Peluso e Vent'anni a disposizione di mister Armillei, Manni, Baldoni, Salvucci, Ciccioli, Poli, Ramilli, Tempesa, Giabbe, Cucci e Francioni. Tolentino di mister Mosconi, che invece cambia un po' nella sua formazione titolare, scende in campo con Rossi, Tartabini, Mariani, Labriola, Tortelli, Borghetti, Butrata, Gabrielli, Raponi, Di Domenico Antonio, autore del gol del pareggio mercoledì scorso, e debutto stagionale al primo minuto per Alessandro Storoni. A disposizione di mister Mosconi, Giorgi, Ruggeri, Cirolini, Cicconetti, Capezzani, Merlini, Mastro Monaco, Terriaca e Minnozzi. Dirige il signor Alessandro Silvestri di Roma 1, coadiuvato ad Andrea Pasqualetto di Aprilia e Roberto D'Ascagno di Roma 2, col quarto uomo che sarà Sebastian Petrov di Roma 1. Come abbiamo detto, il Tolentino dovrà provare a ribaltare questa partita se vuole passare questo turno di Coppa Nazionale. Ribadiamo il risultato della settimana scorsa, che di una rete a 2 per gli uomini di mister Armillei. Tolentino che naturalmente deve vincere con più di un gol di scarto per poter passare questo turno, in caso di 2-1 in favore del Tolentino e dunque pareggio del risultato dell'andata, non si andrà ai supplementari ma direttamente ai calci di rigore. Questa è sicuramente una bella notizia per il Tolentino, che ha dovuto faticare domenica scorsa per vincere contro il Monticelli. Sicuramente non se l'aspettava mister Mosconi e i suoi uomini di dover faticare così tanto nel campo di Monticelli. Invece è andata sotto la squadra di mister Mosconi, è stata costretta a una rimonta più dura di quanto si aspettava, e la notizia che non ci sono i supplementari è sicuramente una bella notizia, visto che comunque vada, i cremisi potranno risparmiare qualche energia per la prossima partita contro il Marina Campionato Mora. Testa alla Coppa, testa a questa partita che sta per cominciare col primo possesso che è del Tolentino, con Storoni che tocca il primo pallone della partita, che può cominciare. Tartabini prova subito di prima in avanti, ma per il primo possesso del match. Ancora Tartabini prova il lancio in avanti dove non c'è nessun riferimento offensivo. Palla ancora ribattuta, seconda palla di Tartabini che la respinge in avanti dalle parti di Roani, Lorenzo Roani, che non era titolare nella scorsa partita, visto che titolare era Meniconi. Meniconi poi è stato espulso a inizio partita nel primo tempo, è dovuto uscire Vent'anni per poter far entrare Roani. Tolentino che era con un uomo in più riuscì a pareggiare con Di Domenico Antonio, poi è arrivata l'espulsione di Strano che ha cambiato il match. Strano oggi manca a questo Tolentino, lo sostituisce però il rientrante Labriola, che ora va a chiudere su Vent'anni. Non tiene però il pallone in campo Claudio Labriola, tornato in campo proprio mercoledì scorso, partita in corso, da titolare però domenica col Monticelli. Deve recuperare un po' di condizione fisica Claudio Labriola. L'esperienza e la classe però c'è tutta per un difensore di grandissima esperienza, ha potuto giocare anche con la Sampdoria tanti anni fa, ha giocato con giocatori molto importanti, una carriera sicuramente molto importante la sua, coppia sicuramente espertissima quella tra lui e Borghetti, coppia espertissima dal grande palmarès e dal sicuro affidamento. Recupera un pallone Fondi nella propria tre quarti, quindi Pinzaia allarga il gioco per Vent'anni, torna ancora indietro da Pinzaia, non ha fretta il Foligno. Roani può gestire il possesso il Foligno dal basso, prova il lancio, Roani allarga verso Pettinelli, anticipato da Gabrielli, poi va a lottare Raponi con Zanchi, la prende Raponi di testa, la palla esce fuori dal campo. Dunque rimessa laterale per il Foligno, affidata a Leonardo Pinzaia. Tartabini va a lottare, si libera di Ginai, poi lancia in avanti per Raponi che prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce, il suo suggerimento, quello di Tartabini, non era preciso per il fuoriquota cremisi, che oggi insieme a Di Domenico Antonio sostituisce la coppia d'attacco titolare, quella formata da Terriaca e Minnozzi, un po' di riposo per entrambi
E come abbiamo detto, hanno dovuto faticare più del previsto la settimana scorsa, domenica, per vincere contro il Monticelli. Attacca il Foligno sulla sinistra con Pagliarini, che prova a salire sulla fascia, torna poi indietro da Gorini, che cambia gioco dall'altra parte, benissimo per Ginai, stop di Suola, torna poi indietro perché chiuso da Tartabini, grandissimo attacco per Pettinelli, si muove ancora Ginai, chiude un grande triangolo, palla dentro per Peluso, che non riesce a controllare, ancora Peluso, il tiro, Rossi sventa il tiro di Peluso, palla in angolo, che azione del Foligno. Il calcio d'angolo, primo corner del match, davvero grande azione iniziata naturalmente dal destro di Gorini, faro di questa squadra, è davvero un giocatore fortissimo Gorini, lo abbiamo apprezzato nella gara di andata, un regista di grande livello. Peluso batte il calcio d'angolo, palla dentro presa da Ginai, palla che però finisce fuori, sul colpo di testa non andava verso la porta, occhio a Ginai, sua velocità quando ha degli spazi aperti da colpire può essere pericolosissima, realizzatore spaventoso. Mariani, palla in avanti per Butrata che è velocissimo, arriva al limite dell'area di rigore, può andare anche al cross, lo chiude Pagliarini che si mette avanti bene col corpo, buono il passaggio di Mariani per Yassin Butrata, e come tanti in questo Torrentino torna a titolare proprio oggi, occhio ai suoi strappi, occhio alla sua velocità, può essere molto pericoloso come Ginà dall'altra parte negli spazi aperti. Può andare dal fondo Roani che fa alzare i suoi, Borghetti respinge di testa, palla verso Raponi che la spizza per Di Domenico Antonio, arriva poi Zanchi che torna dal numero 5 Petterini, poi c'è fallo sulla tre quarti, punizione per il Foligno. Gorini sul punto di battuta, una vita al Sansepolcro per Gorini, ora qui al Foligno l'abbiamo detto, un giocatore davvero fondamentale per questa squadra, le azioni più importanti passano tutte dai suoi piedi. Pinzaglia prova il lancio in avanti verso Pettinelli, non preciso, palla lunga che finisce tra le mani di Christopher Rossi. Gabrielli allarga il gioco per Mariani che controlla da solo, quindi Tortelli atterrato da Ginai, fallo e punizione, rimonta che sicuramente è molto difficile per il Tolentino visto che il Foligno in casa quest'anno solo una volta ha subito due gol, altre volte sempre meno di due gol. Il Tolentino che però sta costruendo la sua stagione su partite sofferte, soprattutto su rimonte e su vittorie, soprattutto al 90esimo ne sono arrivate già tre nel corso della stagione, nel corso del campionato. Tartabini sale sulla sinistra, c'è vicino Storoni, la tiene Tartabini che prova a puntare Pinzaglia, ancora Tartabini, prova il cross col mancino, la palla è bassa e viene respinta da Zanchi che va a cercare Peluso, prova uno stop non facile con la Suola, palla che finisce fuori. 5 sul cronometro, ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino, un'occasione importante per il Foligno sul destro di Peluso che però si è andata a infrangere tra le mani di Christopher Rossi. Storoni prova ad inseguire il pallone, viene chiuso da Pinzaglia, lotta Storoni, l'ultimo a toccare è stato proprio lui, si è rimessa laterale, occhio anche a Storoni, vero, ha nell'esplosività la sua arma più letale, rapidità sul breve davvero impressionante, uno scatto bruciante il suo. Pinzaglia, brutta la rimessa, finisce sul destro di Tortelli che può far ricominciare l'azione da Tartabini, avanza palla al piede Tartabini, ne salta uno, prova un tocco in avanti verso Raponi che si muove un po' tardi, Zanchi può coprire il pallone, si stringono la mano i due, segno di sportività che è importante. Tronettino che ricordiamo domenica prossima giocherà in casa col Marina, giocherà però a porte chiuse visto che il giudice sportivo ha condannato il Tolentino a questa pena per dei fatti accaduti proprio nella gara di andata, sia per un presunto lancio di fumogeni da parte dei tifosi cremisi. Il Tolentino ha naturalmente presentato ricorso, entro venerdì scoprirà il risultato di questo ricorso, se potrà o no giocare con i propri tifosi domenica, sarebbero due cose totalmente diverse, giocare con i propri tifosi o no, soprattutto visto l'apporto dato dai tifosi cremisi nella partita di mercoledì scorso contro il Foligno, davvero un apporto straordinario che sicuramente potrebbe essere decisivo anche in campionato. Lancio in avanti per Peluso che può puntare a Borghetti, palla dentro, Borghetti sporca il tocco di Peluso, sarà ancora calcio d'angolo, giocatore espertissimo Peluso.
di grande, grande levatura, di grande importanza per questa squadra. Va a battere il calcio d'angolo dalla destra. Occhio ai saltatori, Peluso, palla sul secondo palo dove c'è Zanchi, la palla rimbalza e viene bloccata senza problemi da Christopher Rossi, che prova a far ripartire subito l'azione in avanti verso Butlata. Palla respinta dalla difesa del Foligno, arriva sulla seconda palla Mariani, che ha tanto spazio per salire, ancora Mariani, tocca vicino per Di Domenico Antonio, che ha la palla sul mancino, quindi Butlata, palla per Mariani che si sovrappone, prova il traversone che finisce molto fuori. Si muove bene però Mariani sulla destra oggi, titolare anche domenica scorsa contro il Monticelli, gara in cui i cremisi hanno sfigurato nel primo tempo in toto, poi nei secondi 45 minuti si sono ripresi, hanno ripreso in mano la partita e si sono presi 3 punti che ora gli valgono il primo posto in solitaria, +3 sul Porto Sant'Elpidio, +4 sul Fabriano Cerreto, un campionato ancora lunghissimo. Anche il Tolentino vuole cominciare a indirizzare verso le proprie parti. Prova, controllo non facile, Pettinelli, palla che finisce fuori, sarà rimessa laterale per il Tolentino. Batte subito Tartabini, all'indietro per Borghetti. Quindi Tartabini, lancio lungo verso Raponi, Zanchi copre e poi spazza via, non si fida della pressione di Raponi. Gabrielli non riesce ad andare di testa, ancora Gabrielli, non si fida e la mette fuori. Ancora un'altra rimessa sempre sulla destra, si gioca molto sulla fascia destra del Foligno. Dunque rimessa per i padroni di casa con Pizzaglia, che prova ad andare lungo, lotta a Gabrielli che la tiene, riesce anche a girarsi, bravissimo l'ex Monticelli che cerca una linea di passaggio ma trova l'opposizione di Gorini. Poi Tortelli, palla in avanti per Raponi, atterrato da Zanchi, punizione per il Tolentino a centrocampo, il solito lavorone sporco di Raponi che si guadagna sempre i suoi minuti con tanta dedizione. Gabrielli cambia gioco dall'altra parte verso Mariani, che lascia scorrere il pallone, una palla che finisce fuori, rimessa laterale per il Foligno. Vent'anni prova a controllare il pallone, si lotta a centrocampo e ora sinceramente non stiamo vedendo più nulla perché davanti a noi hanno acceso dei fumogeni, dunque non si vede nulla, ci affidiamo all'audio. C'è un inserimento, attenzione, un giocatore del Tolentino in area di rigore e respinge tutto il Foligno. Speriamo non sia accaduto nulla in questi attimi, non stiamo comunque vedendo nulla in campo, si vede solo una coltre blu, colore del Foligno, che ha invaso Lenzo Blasone di Foligno. Giro palla del Tolentino per quel poco che possiamo vedere, con Tartabini che lancia in avanti verso Raponi, Zanchi respinge, quindi Gorini per Vent'anni cambia gioco dall'altra parte a cercare Peluso, che la mette giù al volo, brutta palla orizzontale riconquistata dal Tolentino con Tortelli che prova ad avanzare palla al piede, chiuso però dall'ottima lettura di Gorini che ha spazio per salire centralmente. Gorini salta un uomo, può saltare anche Labriola, ancora Gorini va largo sulla sinistra, punta ancora Mariani, palla in area di rigore e Labriola chiude tutto e può uscire finalmente il Tolentino, come esce anche il fumo di fumogene, finalmente torniamo a vedere chiaramente la partita. Fallo su Petterini, dunque punizione per il Tolentino quando siamo oltre il 10° minuto di gioco del primo tempo, ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino, partita in cui finora le due squadre si stanno studiando una grande occasione per i padroni di casa sul destro di Peluso, che però è stata fermata da una grande parata del solito grande Christopher Rossi. Vent'anni per Fondi, ancora Vent'anni, prova il lancio di prima in avanti, chiude tutto Borghetti, poi ancora Vent'anni, prova ad andare di testa, non preciso il suo intervento, palla che finisce fuori, rimessa laterale. Va Mariani da Raponi che spizza di testa, la prende Petterini che copre col fisico
si prende il fallo Petterini, probabilmente il giocatore nel palmarès più ampio in campo, dei 22 in campo, vinto tantissimo un campionato di C2 col Foligno, secondo nel 2009-2010 col Foligno in C1, ma soprattutto, secondo in C1 col Pescara, promosso in Serie B, allenato da Di Francesco. L'anno dopo poté giocare ancora con giocatori importanti come Verratti, Insigne, e nel 2011-2012 giocò a mezza stagione in quel Pescara che fu allenato da Zeman. Quel Pescara poi batté qualunque record in Serie B con un attacco formidabile formato da Sansovini, Immobile ed Insigne, guidato dalla regia di Marco Verratti. Sicuramente un'esperienza da annoverare tra le più belle della carriera di Petterini, che ora è qui nella sua Foligno, con cui ha vinto un campionato d'eccellenza, un campionato di C2 come abbiamo detto nel 2006-2007, quando era allenato da Giovanni Pagliari. Eccolo Petterini che ha perso anche una scarpa, dovrà rimettersela quando ripetiamo il risultato, che è ancora di 0-0, quando siamo oltre il 13° minuto di gioco. Partita equilibrata tra queste due squadre, ribadiamo anche il risultato dell'andata, che è di 1-2 per il Foligno. Tolentino qui non basterebbe vincere 1-0, ma deve vincere con più di un gol di scarto. Pinzaia allarga per Pettinelli, si muove tra le linee Peluso, servito, cerca la profondità per Ginai che però è in fuorigioco. Azione chiaramente studiata questa degli uomini di mister Armillei, che hanno un attacco temibilissimo, hanno fatto 55 gol nel campionato d'eccellenza, è nettamente il miglior attacco nel campionato d'eccellenza umbra. Nella scorsa giornata il Foligno ha vinto 4-1 in casa contro la Pievese grazie alle reti di Fondi, Francioni, Peluso, ancora Francioni, con un Fondi che è davvero in grandissima forma. Nelle ultime 4 partite in cui il Foligno è andato a segno, Fondi ha segnato in tutte queste partite, tra cui anche contro il Tolentino. Tartabini si va un po' a chiudere, torna poi indietro costretto da Christopher Rossi, che lancia lontano verso Butlata contro Pagliarini che lo anticipa, quindi Fondi, lancio di prima in avanti un po' a memoria, palla troppo lunga, presa ancora da Christopher Rossi. Si fa vedere basso Tartabini che viene pressato da Pettinelli, lancio di prima preso da Gorini, va a lottare Gabrielli, sbaglia poi Fondi con una brutta palla orizzontale e va a servire di Domenico Antonio, che prova a salire sulla sinistra, c'è vicino Storoni, si fa un po' incartare di Domenico Antonio ed esce fuori dal campo col pallone. È rimasto in panchina per tutti i 90 minuti domenica scorsa di Domenico Antonio. Evidentemente questa è la partita prefissata per farlo giocare da parte di mister Mosconi, visto che all'andata probabilmente ha giocato la miglior partita da quando il Tolentino, non solo perché ha trovato il gol, ma anche per la qualità tecnica che è riuscito a mettere in campo. Sicuramente deve recuperare ancora un po' di forma, ma può essere un giocatore importante per il resto della stagione del Tolentino. Tortelli subisce fallo a centrocampo e si prende un calcio di punizione. Tortelli, anche insieme a Borghetti, era assente nella trasferta di Monticelli, entrambi però per squalifica tornano in campo proprio oggi. Borghetti, lancio di prima per Storoni che controlla il pallone, ancora Storoni, lo difende col corpo, si fa atterrare poi bene da Pettinelli e si prende un buon calcio di punizione sulla tre quarti. Posizione piuttosto defilata, non c'è Minnozzi che potrebbe tirare anche da lì, vanno sul pallone però Gabrielli e Di Domenico Antonio, sono entrambi mancini, sembra andare Di Domenico Antonio, anche Gabrielli che però si mette per calciare col destro. Gabrielli di fatto un ambidestro, può calciare sia di destro che di sinistro, vediamo. Va Di Domenico Antonio che la mette sul secondo palo verso Labriola, anzi a Borghetti che non può rimetterla dentro, ci prova poi Mariani, palla però era uscita, nulla di fatto. Abbiamo detto rimonta difficile per il Tolentino, ma dopo quanto visto anche ieri sera al Santiago Bernabeu con Real eliminato da un super Ajax, il Tolentino ha il diritto di crederci per attivare un'altra maniera, un altro modo per poter accedere alla Serie D. Ricordiamo che chi vince la fase nazionale
della fase nazionale della Coppa d'Eccellenza, poi approda direttamente alla Serie D, naturalmente molto difficile, un grande dispendio di energie, visto che si gioca praticamente tutte le settimane, oltre la domenica, però è comunque un'altra possibilità che lasciare aperta non è un male. Atterrato a centrocampo Fondi da un giocatore del Tolentino, rimasto a terra, il giocatore che ha regalato la vittoria al Foligno mercoledì scorso col suo destro deviato che ha spiazzato Christopher Rossi. È rimasto a terra perché era andato a saltare di testa, è stato atterrato probabilmente da Raponi che si va a scusare. E dunque forse può uscire dal campo, non era Fondi, era Ginai, sembrava lui da lungo, invece è Ginai che esce dal campo, si tocca il costato, forse una botta proprio al torace per lui. Intanto gioco che potrà riprendere con una punizione per il Foligno, che verrà battuta dal solito Gorini. Si muove Peluso in profondità, Gorini allarga verso Pettinelli che la mette giù bene di petto, è chiuso da Gabrielli che strappa il pallone, si prende anche un fallo Gabrielli, l'arbitro però lascia correre, Tartabini mette il pallone fuori, arrabbiatissimo mister Mosconi che voleva continuare a giocare, lo manda anche a quel paese mister Mosconi e Tartabini. È rimasto a terra Gabrielli che ha subito un colpo al volto nel momento in cui era andato a togliere il pallone al numero 8 Pettinelli. Naturalmente nulla di cattivo, normali scontri di gioco con Pettinelli che ha allargato in modo piuttosto naturale il braccio, ha colpito al volto Gabrielli che ora esce dal campo con Ginai che intanto è pronto per rientrare per il Foligno. 20 anni, restituisce il pallone a Christopher Rossi, 20 anni che tra l'altro è stato allenato da mister Mosconi nella stagione 2013-2014 nella San Benedettese, in cui giocava anche con Borghetti e Tartabini. Palla che finisce subito fuori, il Tolentino non gestisce bene il possesso di palla, subito rimessa laterale per il Foligno. Fondi di testa, la prende poi Labriola che prova a prolungare per Raponi. Chiude tutto Pagliarini, si fa un po' incartare Petterini che riesce comunque ad uscire per Gorini che trova la miglior linea di passaggio possibile. Confondi che lancia in avanti, anticipa tutti Borghetti che poi gestisce bene il possesso per Mariani. Lancio lungo a cercare di Domenico Antonio che la mette giù col mancino, ancora di Domenico Antonio, la tiene in campo, poi vi torna indietro da Mariani che prova il cross e palla dentro per Raponi, chiuso da un grandissimo intervento di Zanchi, è costretto a spazzare Fondi e il Tolentino però rimane in attacco con Labriola che va da Putrata, la controlla male, riesce comunque a tenere il possesso. Labriola prova il traversone, palla altissima che viene bloccata da Lorenzo Roani senza grossi problemi, gioca subito vicino il pallone per Gorini, pressato da Raponi. Gorini riesce a trovare una buona linea di passaggio in avanti per Ginai, chiuso da Tartabini che copre l'uscita del pallone e si guadagna la rimessa laterale. Raponi prova a lottare con Pettinelli, la tiene Raponi, torna da Tartabini che poi va centralmente da Tortelli, allarga poi il gioco da Mariani che la controlla col petto poi col destro e poi la palla gli esce e finisce fuori dal campo, rimessa battuta subito dal Foligno con Fondi che torna da Pagliarini, quindi Petterini allarga malissimo il gioco per Pinzaia che è costretto a correre indietro per prendere questo pallone, pressato da Storoni, torna ancora più indietro da Roani, prova ad alzare la pressione Raponi, spassa via tutto Roani e serve benissimo Pettinelli. Ancora Pinzaia, finalmente lancia il pallone in avanti a cercare Vent'anni, respinge Labriola, ma la seconda palla è di Gorini che lancia magnificamente dall'altra parte per Peluso che la mette giù, prova a puntare Mariani, lo salta Peluso, va verso il fondo, prova il traversone, palla in aria, Rossi la blocca. Gran bella azione del Foligno con un lancio illuminante di Gorini, un grande stop di Peluso, un'ottima presa di Christopher Rossi. Tortelli vuole palla a Storoni sulla sinistra, Tortelli va da Tattabini che alza la testa, prova a cercare la profondità verso Raponi che sarà mosso però dall'altra parte, la può bloccare senza grossi problemi Roani.
la mette a terra Romani, poi lancia sulla destra verso Pettinelli. Tartabini non lascia uscire il pallone, lo stoppa col petto, lo dà in avanti a Storoni che si prende un buon fallo. Bravo Tartabini, che la Coppa d'Eccellenza in fase nazionale la conosce bene, visto che l'ha vinta la fase nazionale con la Fermana. Un giocatore sicuramente importantissimo per questa squadra, che ora va sul fondo, punta Pinzaglia, le finte di Tartabini che prova ad andarsene, chiuso dal numero 2 del Foligno, che ora prova a ripartire con Pettinelli che se ne va. Tartabini lo ferma con un fallonetto, dunque punizione per il Foligno. Volevano il giallo quelli del Foligno, soprattutto Corini che va a protestare con l'arbitro, non c'è nulla però secondo l'arbitro, soltanto calcio di punizione in favore della squadra di casa, che naturalmente non ha fretta di battere, con Roani che si avvicina soltanto ora al punto di battuta. Palla bassa, Roani è fuori dalla porta, la prende Tortelli, ma Gorini poi la recupera, fa riposizionare i suoi, prova un lancio Vent'anni che è imprecisissimo, finisce fuori, non bello questo lancio, palla che è finita fuori dalla portata di chiunque. Tortelli, spalla alla porta, può fare poco, torna dalla Briola che lancia di prima in avanti verso Butlata che lotta con Pagliarini, la tocca per ultimo Pagliarini, la palla esce, sarà rimessa per il Tolentino che guadagna metri. Mariani per Di Domenico Antonio, che si muove sempre tanto tra le linee, inciampa sul pallone, poi regala il pallone a Gorini che cerca il lancio in avanti verso Ginai, lancio impreciso preso facilmente in zona franca da Borghetti che poi sbaglia, restituisce il pallone a Fondi che prova a cambiare gioco dall'altra parte verso Ginai. Borghetti poi si rifà e torna indietro di testa da Christopher Rossi. Gabrielli avanza, palla al piede, serve Butlata che va orizzontale da Tortelli, può allargare bene per Tartabini e lo fa, si inserisce Tortelli, si inserisce Storoni, Tartabini va proprio da Tortelli che la controlla bene, ha la palla sul mancino, prova ad andarsene, atterrato da Petterini, senza fallo secondo l'arbitro al limite dell'area di rigore. La prende poi ancora Gabrielli, ma la seconda palla è di Fondi che va da Ginai, chiude il triangolo con Fondi che poi lascia il pallone a Pagliarini, chiuso però bene dall'intervento di Yassin Butlata che fa fermare la ripartenza del Foligno. Siamo oltre il 25esimo minuto del primo tempo, ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino. Gabrielli anticipa Gorini a centrocampo, quindi ancora Rapponi, fa salire Gabrielli, poi lo serve, allarga poi bene il gioco per Butlata che si accentra sul mancino. Butlata vede Tartabini dall'altra parte, lo va a servire con una palla non facile, la controlla bene però Tartabini, chiuso da Pettinelli, allarga bene il gioco per Storoni, uno contro uno Storoni, le finte del numero 11, prova il traversone, la palla rimane in area di rigore con Gorini che si fa anticipare da Rapponi, e Tartabini poi sbaglia il tocco e palla regalata a Pinzaglia che spazza via il tutto. Borghetti, brutto pallone di Borghetti, regalato a Ginai ma ripreso benissimo da Paolo Tortelli, giocatore fondamentale per questa squadra Tortelli, Tolentino che in panchina naturalmente un giocatore di livello fantastico come Lorenzo Capezzani, un po' di riposo anche per lui, farsi un po' sottotono anche lui contro il Monticelli. Pettinelli riesce a tenere il pallone in campo ma lo regala a Mariani che lo dà a Butlata, prova il cross Butlata, impreciso, palla che finisce ampiamente fuori, Tolentino che in mezzo al campo se la sta giocando alla pari col Foligno, forse anche qualcosa in più rispetto al Foligno in mezzo al campo, i problemi oggi stanno arrivando un po' in fase realizzativa, negli ultimi 20 metri i cremisi sono stati poco precisi, poco decisi anche verso la porta, finora zero occasioni da gol create, sicuramente la mancanza in campo di giocatori come Terriaca e Minozzi dice tanto, anche se Rapponi e Di Domenico Antonio stanno giocando un'ottima partita finora. Mariani respinge il rinvio di Roani, quindi Rapponi anticipa Gorini, finora buona la prestazione di Rapponi che ha preso sempre bene i tempi su Gorini, e poi fallo a centrocampo su Tortelli e punizione per il Tolentino.
chiama lo schema di Domenico Antonio. Anche Gabrielli sul pallone, ma batterà di Domenico Antonio, che va sul secondo palo verso Borghetti, chiuso da Zanchi in extremis. Borghetti si dispera, palla in calcio d'angolo, corner per il Tolentino. Sempre di Domenico Antonio dalla bandierina, pronto a battere. Occhio ai saltatori, occhio soprattutto a Paolo Tortelli, che su queste situazioni è sempre velenosissimo. Parte di Domenico Antonio, palla bassa verso Borghetti, che abbozza un tacco che non gli viene, palla che finisce fuori, nulla di fatto. Potrà andare dal fondo Roani, gioca vicino per Gorini, che non ha mai paura di uscire palla a terra. Petterini va da Pagliarini e può avanzare palla al piede, serve poi Vent'anni, che ha spazio anche per girarsi, ma torna da Zanchi. Allarga poi il gioco per Pinzaia, palla non facile per il numero 2, che però è sempre molto tranquillo quando riceve il pallone e lo lancia in avanti. Pettinelli si muove in profondità, Ginai lo chiude, però ancora una volta Tartabini, sempre molto preciso Tartabini, soprattutto nelle chiusure. Su era stato l'errore che aveva portato al gol di Ginai nella gara di andata, con un passaggio orizzontale pericolosissimo recuperato da Peluso, che poi è andato a manare in porta Ginai. Tartabini però, l'abbiamo detto, un giocatore fondamentale per questa squadra, che funge quasi da regista nonostante la sua posizione allargata. Quando c'è traffico in mezzo è difficile cominciare il gioco, i cremisi allargano sempre la regia sulla sinistra per Tartabini, oggi di solito sulla destra. Attenzione, perché l'arbitro si va a consultare con l'assistente, perché Tartabini era andato a toccare il pallone, secondo quelli del Foligno, all'indietro per Rossi, che l'aveva presa con le mani. E vediamo cosa fa l'arbitro. Sembra nulla, perché i giocatori sono rimasti praticamente posizionati uguali in campo, infatti non c'è nulla. Palla che dovrebbe essere restituita al Tolentino, infatti è così. I giocatori del Foligno volevano un retropassaggio, che però non è stato dato dall'arbitro. Dunque Borghetti lancia in avanti verso Raponi, chiuso da Zanchi, quindi Gabrielli, lotta con Vent'anni, atterrato il numero 11, chiede scusa Gabrielli, punizione per il Foligno. Siamo dentro gli ultimi 15 minuti del primo tempo, ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino. Gorini lancia verso Peluso, va vuoto Mariani, va vuoto anche Peluso, che non riesce a controllare questo pallone, è ingannato dal salto di Mariani, che sembrava poter raggiungere quel pallone, invece non ci è riuscito. Dunque rimessa per i cremisi, palla lungo linea verso Raponi, chiuso da Pagliarini, quindi Gorini fermato da Butlata, torna comunque indietro da Petterini, ancora Pagliarini, se ne va, palla al piede bene Pagliarini, quindi fondi, tunnel su Tortelli, serve Vent'anni, e quindi Peluso ha spazio per salire, palla al piede, ancora Peluso, scodella dentro per Vent'anni, che prova ad andare al cross, lo fa col destro, chiuso però benissimo dalla Briola. La seconda palla è di Petterini, che si allarga sulla sinistra quasi da terzino, alza la testa, prova il cross, palla dentro per Peluso, che prova a controllarla, ha rimbalzato male il pallone, non c'è riuscito a farlo, poi ha spazzato la Briola, non riesce a tenerla in campo Butlata, e alla fine si prende la rimessa Petterini. Gorini, serve Pettinelli, palla non facile, poi Pinzaia ancora da Pettinelli, chiude bene il triangolo, si inserisce Pinzaia dietro di lui, si fa vedere il numero 2, Pettinelli lo serve e torna indietro dal solito Gorini, prova di inserirsi i fondi, palla per lui, chiuso però ancora una volta da Tartabini, finora uno dei migliori Tartabini dei suoi. Sempre molto precisi quando attaccano i giocatori del Foligno, sanno sempre cosa fare, sicuramente un gioco votato all'attacco, quello degli uomini di Mister Armillei. Ora però si fanno trovare un po' impreparati all'indietro, con Tortelli che era
solo e poteva andare a servire, buttata sulla destra, sul tocco però non era preciso, palla che è finita fuori. Rimessa laterale per il Foligno. La prende Gabrielli, lotta poi i fondi, che va a servire Peluso. Palla in profondità bellissima per Ginai, che va in porta. Ginai contro Rossi, il tiro Ginai, la palla esce fuori di tantissimo. Erroraccio di Ginai, ma da segnalare una palla illuminante di Peluso, che dal nulla aveva mandato in porta Ginai. Non se l'aspettava nessuno, con Ginai che naturalmente è più veloce di Labriola, che l'abbiamo detto deve recuperare un po' la forma, deve recuperare un po' il passo. In queste situazioni soffre un po' al momento. Gorini prova a prendere in mano il pallino del gioco, il Foligno. Petterini se ne va, palla al piede. Petterini prova il lancio di sinistro sulla destra per Peluso, palla dentro per Ginai, solo contro Rossi. Ginai è fuori gioco. Fuori gioco che elimina un gol bellissimo del Foligno, dunque ancora 0-0. Riparte il Tolentino con Mariani sulla destra. Palla bassa presa facilmente da Pagliarini. Il Foligno ora ha in mano la partita. Gorini esagera un po', va a sbattere con Mariani. La tiene però ancora Gorini, che allarga per fondi. Serve poi Pagliarini, che è solo sulla sinistra. Prova il cross, palla dentro verso Ginai, che non arriva sul pallone. Poi Tartabini riesce in qualche modo a spazzare verso Storoni, ma c'è ancora un fuorigioco, sempre di Ginai, che ha ingaggiato una lotta con l'assistente e ha annullato un gol davvero bellissimo. Un'azione perfetta del Foligno, con Petterini che se n'era andato, palla al piede, lancio sulla destra per Peluso, cross di prima per Ginai, che aveva segnato a botta sicura contro Rossi, se non fosse arrivata la segnalazione dell'assistente. Però punizione Cremisi nella propria area di rigore, quando siamo praticamente negli ultimi 10 del primo tempo, ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino. Rinvio di Rossi, preso da Tortelli, quindi Petterini, ancora Tortelli, atterrato da fondi senza fallo. Mariani, bene per Butlata sulla destra, si sovrappone Mariani, Butlata si accentra e poi va da Tortelli, anzi da Domenico Antonio, che va da Raponi, chiuso però da Zanchi. E quindi Gabrielli, rimane in attacco il Tolentino, con Gabrielli che alza la testa, torna indietro da Mariani. Tortelli, sempre per Mariani, abbozza un pressing vent'anni, mette in difficoltà Mariani, che si va a chiudere e non riesce a servire Gabrielli. Palla recuperata dal Foligno in maniera anche abbastanza semplice, una pressione individuale di vent'anni su Mariani, che non si è liberato del pallone troppo presto, si è andato un po' a chiudere e ha regalato la rimessa laterale al Foligno, battuta per vent'anni. Pagliarini torna indietro da Roani, che lancia lungo a cercare Ginai, lo anticipa Borghetti e quindi Tortelli, sempre per Borghetti, allarga per Tartabini, anticipato però da Pettinelli, palla corta lì di Borghetti, quindi Pettinelli, servi Ginai in area di rigore, è defilato, va il tiro, Rossi ancora una volta salva il Tolentino, che ora prova a ripartire con Storoni, fermato però da fondi. Pinzaglia sulla destra, prova ad alzare il pallone verso Ginai, lo chiude Tartabini, che è chiuso sulla bandierina, prova a prendersi la rimessa laterale, Tartabini non ci riesce, rimessa che è per il Foligno, che rimane in assedio della metà campo avversaria, vuole mettere al sicuro la qualificazione il Foligno. Rimessa battuta male, palla che finisce tra le mani di Christopher Rossi. Gioca vicino per Gabrielli, allarga il gioco poi per Mariani. Tortelli di prima, buono il lancio per Raponi, che prova un appoggio all'indietro per Butlata, era rimasto però un po' troppo avanti Butlata, il tocco di Raponi non è preciso, è rimessa per il Foligno. Petterini per Pagliarini, se ne va, palla al piede, grande qualità anche i terzini del Foligno, che non hanno mai paura di giocare palla a terra, davvero personalità da parte sia di Pinzaglia che di Pagliarini, che sono entrambi fuori quota. Mariani ferma prima fondi e poi vent'anni, quindi Gabrielli, palla verticale per Di Domenico Antonio, che si gira col tacco, prova ad andarsene su Zanchi, che gli tocca però il pallone, non c'è fallo,
Dunque riparte il Foligno con Pettinelli, che allarga per Peluso, chiuso da Tartabini. Peluso torna indietro da Pinzaglia, che va a servire Gorini, che è sempre libero. Pettinelli serve Peluso, anticipato però bene da Storoni, che era andato a coprire Tartabini, e poi riesce a toccare il pallone per Gabrielli, che non riesce però a prenderlo. Quindi Pettinelli torna dall'altra parte per Vent'anni, si sovrappone Pagliarini e lo serve Vent'anni, si fa avere ancora Vent'anni, se ne va in qualche modo Pagliarini. Arriva però la chiusura decisiva di Butrata, che va da Mariani, atterrato con un fallo, dunque punizione per il Tolentino. Sicuramente il Foligno sta mettendo in campo un maggiore tasso tecnico, il Tolentino però in mezzo al campo gli scontri fisici li sta vincendo in maggioranza. È lì che deve giocare la partita del Tolentino, sulla fisicità, sull'atletismo. Se ne va Vent'anni sulla sinistra, prova il cross verso Peluso, lo anticipa Tartabini. La seconda palla però è di Pettinelli, che torna indietro, fa salire i suoi e poi va a servire Pinzaglia. Lo va a pressare Storoni con la solita veemenza, riesce a liberarsi del pallone Pinzaglia, palla che arriva a Peluso, che la ridà ancora a Pinzaglia. Tartabini chiude ancora tutto. Storoni tiene la palla in campo, che arriva però a Pettinelli, che la perde, e quindi Tortelli si libera della pressione di Pettinelli e subisce anche fallo. Punizione quando siamo vicinissimi agli ultimi 5 minuti del primo tempo, ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino. Borghetti, lancio verso Di Domenico Antonio, che la controlla. Quindi Tartabini, lancio in avanti verso Raponi, lo chiude prima Zanchi e poi Petterini, che si gira, prova a puntare Raponi, in qualche modo riesce ad uscire, non si prende il fallo secondo l'arbitro. Poi ancora Petterini, se ne va, palla al piede in zona rossa, riesce comunque ad impostare dall'altra parte per Pagliarini. Grandissima qualità tecnica di Petterini. Pagliarini prova il lancio, Borghetti va vuoto, palla presa da Peluso, si sovrappone Vent'anni, Peluso lo vede ma va dentro da Ginai con una palla deliziosa. Ginai di testa, la blocca Christopher Rossi, ma come attacca il Foligno. Butlata prova ad andarsene su Pagliarini, lotta ancora Butlata, si va a prendere un fallo. Punizione nella metà campo Cremisi, per i Cremisi, che verrà battuta da Gabrielli. Tortelli, ancora Gabrielli, e quindi Butlata, s'accentra Yassin Butlata, poi serve Tortelli, che va sulla destra da Di Domenico Antonio, va sul mancino, quel suo piede, serve poi in verticale Raponi, che prova a ridarla a Di Domenico Antonio, fermato da un ottimo intervento però di Zanchi. Riparte in contropiede il Foligno con Pettinelli, si fa vedere largo sulla destra Vent'anni, ma chiude tutto Paolo Tortelli, che poi si va un po' a chiudere e se ne va con una grandissima finta su due uomini. Ancora Tortelli, palla verticale per Di Domenico Antonio, va a vuoto Zanchi. Di Domenico Antonio non riesce a tenere il pallone in campo, aveva fatto tutto bene qua Paolo Tortelli, che oggi sembra essere piuttosto in forma. Il riposo di domenica sembra avergli fatto bene per il centrocampista più prolifico del campionato d'eccellenza. Suo il gol dell'1-0 nella finale di Coppa Eccellenza Marche contro il Fabriano Cerreto, il 2-0 poi arrivò su una punizione di Cicconetti. Fondi allarga verso Peluso, lo anticipa bene Mariani, che può salire palla al piede, si fa vedere sulla sinistra di Domenico Antonio, ma va sulla destra da Butlata, che punta Pagliarini, le finte di Butlata, e poi è costretto ad andare indietro da Tortelli, che prova un lancio altissimo verzo Raponi, la prende Zanchi, anzi no, palla presa da Pinzaglia, che torna indietro da Roani, un pasticcio del Foligno, palla che finisce fuori in calcio d'angolo regalato al Tolentino qua. Palla altissima non presa da Zanchi, ci è andato Pinzaglia, che è andato indietro di testa da Roani, ma malissimo, palla che è finita fuori. Intanto saranno 2 i minuti di recupero, sembra, almeno da quello che abbiamo intravisto dalla vagnetta, a meno che non cambino qualcosa. Occhio al calcio d'angolo di Domenico Antonio, palla dentro, respinta non bene, costretto a spazzare Vent'anni, ma non va bene neanche lui, va a vuoto Fondi, quindi Labriola cade a terra, non si prende il fallo secondo l'arbitro. Ancora Gabrielli, c'è Di Domenico Antonio solo dall'altra parte, Gabrielli però va sulla destra per Mariani, che cerca il fondo, lo trova ma è costretto a tornare indietro perché Pagliarini lo chiude. Prova il cross, palla dentro Gorini, libera l'area di rigore, quindi Fondi
Prova a servire di testa Peluso, lo anticipa Borghetti, ancora Gabrielli, verso Budlata, chiuso da Petterini, grande partita la sua. La palla però ce l'ha sempre il Tolentino con Tortelli, che allarga a memoria per Tartabini, che sale sulla sinistra. Tartabini allunga il passo, fa sbattere il pallone addosso a un avversario, poi Storoni atterrato e punizione. Buonissimo lo spunto di Storoni, che si fa atterrare da Gorini. E punizione per il Tolentino sulla tre quarti, anzi dal limite dell'area, scusate. Punizione interessante per i cremisi, che devono saper sfruttare queste occasioni per provare a bucare la difesa del Foligno, che dalle parti di Petterini sembra inviolabile, dalle parti di Zanchi un po' meno da quello che abbiamo potuto vedere in questo primo tempo. Sul pallone di Domenico Antonio e Gabrielli, di Domenico Antonio col mancino, Gabrielli rincorsa col destro. Vediamo chi andrà. Occhio ai saltatori, rimangono dietro solo Mariani e Tartabini. Va di Domenico Antonio, palla bassa addosso a Peluso, ancora di Domenico Antonio, prova a servire Gabrielli, palla bruttissima e contropiede regalato al Foligno, che prova a salire sulla destra con Pettinelli, atterrato, anzi era Ventanni, atterrato da di Domenico Antonio con un fallo. Fallo importante questo di Domenico Antonio, che ha fermato la ripartenza del Foligno dopo averla di fatto regalata. Dunque punizione per i padroni di casa, battuta subito da Gorini per Fondi. Come sempre comincia palla a terra il Foligno. Petterini per Peluso, che si muove da falso 9 praticamente a centrocampo, poi va sulla destra dalle parti di Pinzaia, che prova il lancio in avanti verso Pettinelli, chiuso da Tartabini e poi da Borghetti, che lascia uscire il pallone, finisce fuori quando siamo praticamente al 45esimo e siamo ancora sul risultato di 0-0 tra Foligno e Tolentino. Butlata si accentra, si perde il pallone, cade a terra e si prende anche un fallo. Punizione per il Tolentino. In questo primo tempo si è preso tante punizioni la squadra di mister Mosconi. Borghetti, palla per Tartabini, si muove lungo linea Storoni, Tartabini avanza palla al piede, poi va a servire Storoni, che poi scivola, perde il pallone, lo perde però anche Pinzaia, non riesce a tenerlo in campo. Rimessa Cremisi in zona d'attacco. Gabrielli, chiuso Gabrielli, che poi in qualche modo il Tolentino si prende il fallo con Ventanni, che era andato su Tartabini. Palla spazzata via, intervento però pericoloso di Ventanni, fermato con un fallo. Intanto, come abbiamo detto, saranno 2 minuti di recupero, sono già iniziati da qualche secondo. Dunque punizione ancora una volta per il Tolentino, stavolta siamo sulla tre quarti, posizione molto molto defilata, più defilata non si può, siamo sulla linea laterale, sempre i soliti due sul pallone, Gabrielli col destro, di Domenico Antonio col sinistro. Occhio ai saltatori. Gabrielli la tocca per di Domenico Antonio, che va al cross sul primo palo, respinto dalla difesa del Foligno, poi ancora di Domenico Antonio, la mette giù, atterrato ancora da Ventanni con un fallo che sembra esserci. Dunque punizione ancora per il Tolentino, che guadagna qualche metro. Però mancano meno di 45 secondi alla fine di questo primo tempo, siamo ancora 0-0 tra Foligno e Tolentino. L'ultima occasione di questo primo tempo ce l'avrà il Tolentino con questo calcio di punizione dalla tre quarti, con Gabrielli e di Domenico Antonio sul pallone, come sempre. Occhio ai saltatori in area di rigore, che sono praticamente al limite dell'area, tenuti alti dalla linea difensiva del Foligno. Va Gabrielli col destro, palla verso Borghetti, respinta dalla difesa del Foligno, poi Raponi esce fuori da Gabrielli, che la controlla bene, va sul fondo, prova il cross, palla brutta che finisce fuori quando siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, che finisce ora sul risultato di 0-0 tra Foligno e Tolentino. Ancora nessuno è riuscito a bucare le difese e le porte avversarie. Siamo tornati in onda qui
Da Lenzo Blasone di Foligno per il secondo tempo di Foligno Tolentino, primi 45 minuti che si sono conclusi sul risultato di 0-0 tra queste due squadre, supremazia sul campo che ce l'ha avuta probabilmente il Foligno con la maggioranza della maggior parte delle occasioni da gol sui piedi degli uomini di Mister Armillei, uomini invece di Mister Mosconi che hanno lottato in mezzo al campo, hanno vinto la maggior parte dei scontri fisici, dei duelli aerei. Però è mancato un po' di precisione e decisione in zona gol. Secondo tempo che inizia con gli stessi 22 dei primi 45 minuti. Con Mariani che sbaglia il disimpegno, regala il pallone a Peluso che prova a salire sulla sinistra. Peluso vuole puntare Mariani, converge verso il centro, poi prova a servire l'inserimento di Vent'anni. Non preciso il suo pallone, un po' troppo lungo. Vent'anni si era inserito anche coi tempi giusti. Palla però non facile per il numero 11 del Foligno. Rinvio lungo di Christopher Rossi, preso da Zanchi, disimpegno non preciso con Di Domenico Antonio che va a fare fallo su Zanchi, sempre grande sportività tra i giocatori in campo, l'abbiamo visto anche nei primi 45 minuti, ogni scontro, ogni fallo è stata sempre la scusa successiva al giocatore che aveva fatto fallo. Pagliarini sale sulla sinistra, rincorso da Butrata, prova il traversone, non c'è nessuno con la maglia celeste in area di rigore a raccogliere il suo cross, bloccato da Christopher Rossi che gioca vicino subito per Tortelli, trova la linea di passaggio per Mariani che lancia in avanti verso Raponi che è in fuorigioco. Solito primo tempo di grande sacrificio per Riccardo Raponi, si è mosso sempre bene però ha trovato più volte le chiusure da parte di Zanchi e Petterini che oggi sinceramente è sembrato insuperabile. Batte proprio lui questo calcio di punizione, cercare Peluso, palla non precisa, un po' lunga che Christopher Rossi fa uscire dal campo. Abbiamo detto le occasioni più importanti ce l'ha avute il Foligno, una era entrata anche in porta col gol di Ginai, fermato però dalla segnalazione dell'assistente, il fuorigioco proprio del numero 7 del Foligno, sempre pericolosissimo con i suoi movimenti in profondità. Ancora Raponi di testa, anticipa Petterini, occhio a Pagliarini che controlla subito male, poi torna indietro da Roani e spazza via il tutto. Palla che finisce fuori, rimessa laterale per il Tolentino, battuta subito da Mariani verso Gabrielli. La tocca Peluso, sarà ancora rimessa per i cremisi. Si fa vedere di Domenico Antonio, la palla arriva a Tortelli. Che la controlla ancora di Domenico Antonio, salta, la mette giù col petto, allarga per Butrata che è fuori gioco per Yassin Butrata che sta soffrendo un po' lo scontro con Pagliarini. Due terzini del Foligno stanno giocando un'ottima partita, hanno sempre la personalità di ricevere palla, di proporsi anche in zona di attacco, sono molto bravi a chiudere quando gli esterni del Trentino salgono. La Briola prende la punizione di Petterini, poi Butrata prova a tenerla in campo, non ci riesce, è impossibile prendere quel pallone. È rimessa per i padroni di casa. Gabrielli anticipa tutti, Veronica su Pagliarini e si prende anche il fallo. Punizione per il Tolentino che prova a guadagnare metri. Manda a scaldare intanto i suoi uomini, Mister Mosconi, su tutti Matteo Minnozzi. Palla lunga di Mariani, imprendibile per Raboni, inizio lento di secondo tempo col Foligno che potrebbe risultare un po' appagato da un grande primo tempo in cui però il gol non è arrivato. Petterini, lancio lungo, preso dalla Briola, sta salendo comunque di forma, i cremisi devono cercare di non lasciarlo correre all'indietro in spazi troppo aperti perché lì potrebbe soffrire ancora. Peluso fermato da un grande intervento di Mariani, in scivolata, palla in rimessa laterale. Pagliarini sul punto di battuta, si fa vedere il solito Peluso, palla per Ginai che lotta con Tortelli, si libera Ginai di Tortelli, palla in area di rigore, Borghetti la alza ancora a fondi, la rimette dentro Christopher Rossi, esce alto e blocca il pallone, prova a ripartire veloce Rossi, in avanti, centrale, non c'è nessuno con la maglia cremisi, aspettano un po' i giocatori del Foligno, poi la va a prendere Zanchi che la mette giù, lancio in avanti, lungo, imprendibile per chiunque. Con la maglia celeste oggi, dunque Borghetti
prova anche lui il lancio, quindi Pinzaglia lo blocca, palla per Gorini che allunga il passo, avanza palla al piede, serve Vent'anni e torna indietro e va da Fondi che alza la testa e torna da Petterini. Peluso lascia il pallone a Pagliarini, poi se lo fa dare dal numero 3, eccolo Peluso che va da Gorini. Vent'anni, ancora Gorini, sempre per Vent'anni, quindi Pagliarini, Peluso, gioca bene il Foligno ma chiude tutto Tortelli, è rimasto a terra Vent'anni senza fallo, ancora Tortelli, prova il lancio in avanti, ribattuto da Fondi, palla recuperata dal Foligno con Vent'anni che si è rialzato, vuole palla Ginai sul filo del fuorigioco, Ginai rimette dentro per Vent'anni, chiude tutto però Tartabini che mette il pallone fuori, ancora Tartabini, finora provvidenziale nelle sue chiusure. Rimessa laterale, battuta verso Ginai che va sul fondo, chiuso da Mariani, palla che finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato proprio Mariani, dunque corner per il Foligno che vuole mettere in ghiaccio la qualificazione con un gol che lo metterebbe al sicuro, poi neanche tanto perché il Tolentino servono comunque due gol per provare a passare, e un 1-2 del Tolentino porterebbe il tutto ai rigori. Peluso, palla dentro Labriola, una mischia, Labriola l'allontana, poi ancora Mariani, il tiro ribattuto da Labriola, palla ancora in calcio d'angolo, prova a premere sull'acceleratore il Foligno ora. Sempre Peluso sul punto di battuta, occhio ai saltatori, marca uomo il Tolentino, eccetto Raponi che rimane libero. Peluso, palla dentro Rossi coi pugni, allontana il pericolo e si va a prendere anche il fallo. Solita grande partita di Christopher Rossi, un giocatore che con l'eccellenza c'entra davvero poco. Labriola prova il lancio, seconda palla presa da Pettinelli, quindi Ginai s'abbassa per lasciare spazio agli inserimenti dei compagni, prova un'imbucata, non c'è nessuno però del Foligno a prenderla, la prende Mariani, riparte il Tolentino con Di Domenico Antonio che va con una mano sul pallone, dunque fallo, comincia anche a sentire un po' di stanchezza il Tolentino e dunque arriva il primo cambio del match per il Tolentino con Valerio Terriaca che è pronto ad entrare al posto di Storoni e dunque mister Mosconi comincia a giocarsi le prime carte offensive con Di Domenico Antonio che andrà a fare l'esterno sinistro come mercoledì scorso e Terriaca che andrà a fare coppia d'attacco con Raponi, continua a scaldarsi ancora Matteo Binnozzi, punizione per il Foligno sulla linea di centrocampo, Gorini pronto a battere, può andare vicino da Fondi ma Gorini allarga verso Ginai, anticipato da Mariani che sporca il pallone, la palla ancora in calcio d'angolo, stavolta non lo batte Peluso ma c'è Gorini sul punto di battuta, comunque sempre tanta qualità che sia Peluso o Gorini, due destri telecomandati loro. Ripiazza il pallone Gorini, saranno mossi i suoi dentro l'area di rigore, si fa vedere intanto lì vicino Peluso, Gorini palla sul primo palo, la respinge Mariani, non può tenerla in campo Raponi, subito rimessa per il Foligno, la batterà Pagliarini in avanti verso Ginai, anticipato da Tortelli che trova anche la deviazione di un uomo del Foligno, dunque rimessa laterale per il Tolentino, sta giocando poco sulla fascia sinistra del Tolentino in questo primo tempo, solo su quella destra in questi primi quasi 10 minuti di gioco in questo secondo tempo, lancio in avanti dei Cremisi respinto da Zanchi, la seconda palla è di Tortelli che allarga il gioco benissimo per Di Domenico Antonio, rincorso da Pinzaia, la va a prendere il numero 10 Cremisi al limite dell'area di rigore, può andare anche a cross, serve Tartabini che la mette dentro, Zanchi in scivolata riesce a sventare il pericolo ma non ad evitare il corner del Tolentino,
Buona l'azione Cremisi, buona la sovrapposizione di Tartabino, dei migliori dei suoi finora. Batte di Domenico Antonio. Palla dentro, il colpo di testa di Tortelli che aveva anticipato tutti, non è riuscito però a prendere la porta per nulla, palla che finisce ampiamente fuori. Non Tolentino che dimostra di essere ancora in partita, naturalmente il risultato non preclude nulla, visto che si è ancora sul risultato di 0-0, può succedere ancora di tutto. Tolentino che sicuramente è stato meno pericoloso del Foligno, ma che in qualunque occasione può rendersi pericoloso, visto che in panchina ancora un giocatore formidabile come Matteo Minozzi. Gorini si libera di Raponi e poi va da Pettinelli. Ancora 20 anni, si muove bene il Foligno in mezzo al campo, 20 anni. Allarga per Pinzaia, palla bassa per Gina, inserimento di Pettinelli, cade a terra Tartabini, Pettinelli la tiene sul fondo, poi torna da Gina che può andare anche al tiro, si muove ancora Gina che la mette dentro verso Peluso che va di testa e trova il gol del vantaggio, anzi era il gol del vantaggio Foligno con Peluso che anticipa tutti in area di rigore e porta in vantaggio gli uomini di Mister Armillei. Ha dormito un po' in mezzo il Tolentino con Peluso che si è trovato solo. Dunque il gol gli uomini di Mister Armillei che passano in vantaggio. È un vantaggio importante questo per gli uomini di Mister Armillei che ora hanno messo una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Forse l'ha toccata Fondi, forse l'ha toccata Fondi perché sembrava Peluso, invece era proprio Fondi da quello che almeno è stato detto dall'annunciatore. Dunque vantaggio del Foligno col gol di Fondi, non di Peluso. Fondi che continua a segnare, dunque momento d'oro il suo. Prova ad insistere il Tolentino che non vuole mollare, deve comunque fare due gol, andrebbe a rigori. Terriaca va col mancino dall'altra parte, chiude tutto Pagliarini che riesce anche a sfondare palla al piede, quindi Ginai allarga benissimo per Peluso, chiuso da Labriola, si inserisce Ginai, ancora Peluso, palla per Ginai solo contro Rossi, Ginai prova il tocco che non gli riesce, palla che finisce fuori e ora occhio perché il Foligno vuole dilagare. Il Tolentino si è fatto trovare impreparato in mezzo in una situazione che sembrava gestire bene, invece una disattenzione ha portato il gol del Foligno. Tortelli allarga per Di Domenico Antonio che si era mosso male, palla che finisce fuori. Siamo vicini al quarto d'ora nel secondo tempo, 1-0 per il Foligno. Secondo gol di Fondi in due partite contro il Tolentino. Ora Fondi che prova il lancio in avanti a cercare Ginai che non si era mosso, palla presa facilmente da Christopher Rossi. Gabrielli sbaglia il controllo, regala il pallone a 20 anni, si muove Ginai, ancora 20 anni, può andare anche al tiro, lo fa col mancino, deviato e palla che finisce fuori in calcio d'angolo. Il Tolentino deve ricompattarsi perché rischia qua di subire una brutta botta contro il Foligno che è capace di fare tanti gol. Corner per il Foligno, manca ancora tanto, i Cremisi devono ricompattarsi. Andrà a battere il corner Gorini. Soliti saltatori in area di rigore con Fondi, Ginai, Peluso che rimane fuori, Zanchi che si inserisce. Va Gorini, palla dentro, Zanchi il tiro, la palla rimane lì, la respinge Tartabini ma c'è un fallo in attacco dentro l'area di rigore, dunque punizione per il Tolentino. Rossi va a cercare di Domenico Antonio che prova a metterla giù contro Pinzaia, si mette avanti Pinzaia, trova la deviazione di Domenico Antonio che però fa rimanere il pallone in campo, ancora di Domenico Antonio, lotta sulla sinistra, va sulla bandierina, prova il cross deviato da Pinzaia, palla verso la porta, bloccata bene da Roani. È un Foligno che sembra solido anche in difesa con i due terzini Pinzaia e Pagliarini che stanno giocando davvero un'ottima partita. Pronto ad entrare anche Capezzani per il Tolentino.
e anche Minnozzi. Tanti cambi per i cremisi pronti. Anche Ruggeri pronto ad entrare. Tre cambi pronti per il Tolentino. Peluso. Avanza palla al piede. Salta Mariani. Va a servire Pagliarini. Si muove ancora Peluso. Si muove anche Ginai. Palla proprio per Peluso, che prova a puntare Borghetti, che gli sbarra però la strada. La palla ce l'ha ancora Peluso. E poi si disinteressa del pallone. Lo fa uscire fuori. Si prende la rimessa laterale. Cambi nel Tolentino. Sono tre. Li fa insieme mister Mosconi. Escono Tortelli, Mariani e Di Domenico Antonio. Entrano Capezzani, Ruggeri e Minnozzi. E dunque, allora, Ruggeri va sulla sinistra, Tartabini torna sulla sua fascia destra con Minnozzi che va a fare di fatto l'esterno sinistro, con Terriaca e Raponi che rimangono davanti come punte. Pronto a battere la rimessa Pagliarini verso Peluso, prova ad andare centralmente, ribatte Gabrielli, poi ancora Labriola, cerca Capezzani, fallo su Labriola e punizione per il Tolentino. Gabrielli con l'esterno trova una buona linea di passaggio, non riesce però a servire Terriaca. Poi Petterini per Zanchi, ora potrà gestire il vantaggio il Foligno. Bravo Pinzai a liberarsi della pressione di Minnozzi, quindi 20 anni, fermato da Borghetti con un fallo, punizione sulla tre quarti per il Foligno. Abbatte Gorini direttamente dall'altra parte per Peluso, anticipato però da Tartabini, che ora dovrà ingaggiare questa battaglia con Peluso. Non sarà assolutamente facile. Eccolo Peluso, servito da Ginai, chiuso però da Labriola, che si gira, la ridà a Tartabini. Lancio di Tartabini lungo linea, impreciso, non può prenderla Yassin Boutlata. Dunque rimessa per i padroni di casa. Cercare Ginai, in qualche modo la palla arriva a Gorini. Quindi 20 anni per Peluso, ancora 20 anni, chiude il triangolo, atterrato 20 anni da Capezzani con un fallo, rimane in attacco il Foligno, si prende un gran calcio di punizione, si arrabbia Borghetti, e occhio a questo calcio di punizione da una zona molto 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 pericolosa. Sul pallone Ginai, Gorini, Peluso e 20 anni, che però si disinteressa prontamente del pallone. Piazza la barriera, Cristoforo Rossi ne mette tanti, perché il Foligno ha degli ottimi battitori. Peluso conta i passi, forse batte lui. Ginai si allontana, rimane anche Gorini lì. Occhio perché all'andata ha tirato una mezza maledetta, però gli era uscita male. La rincorsa sembra sempre quella. Peluso invece per un tiro più a giro. Si può partire. Va Peluso, palla sopra la barriera, Rossi la porta via dall'angolino, quindi Peluso trova la rimessa laterale trovando un tocco di Gabrielli. Grande partita di Peluso. Pagliarini va a cercare Ginai, chiuso da Tartabini, quindi Raponi la ridà a Tartabini. Intervento di Petterini, poi la tocca per ultimo Pagliarini, rimessa per il Tolentino con Tartabini che va centralmente da Capezzani, guarda dall'altra parte, poi va a servire Ruggeri con una palla perfetta, di prima Ruggeri dentro verso l'inserimento di Terriaca, palla non precisa, blocca senza grossi problemi Roani. Un po' lungo il Tolentino qua, deve cercare di salire con un po' più di calma la squadra di mister Mosconi, così la difesa del Foligno è difficile penetrarla. Però occhio alla qualità di Matteo Minnozzi, il Tolentino dovrà cercare a tutti i costi da adesso a fine partita. Atterrato Gorini a centrocampo, anzi nella tre quarti campo, il Foligno da Capezzani, e dunque punizione per il Foligno, che ricordiamo in vantaggio per una rete a zero. Prova il lancio Gorini, lungo, era larghissimo Peluso, che non poteva mai prendere questo pallone. Capezzani
pressato da 20 anni, torna indietro da Borghetti, lancia in avanti verso Raponi, la palla passa, la prende Minnozzi e la controlla bene col petto, torna indietro Minnozzi e poi cambia gioco dall'altra parte per Butrata, almeno ci prova, il suo tocco non è preciso abbastanza, lo prende Pagliarini, Fondi perde poi il pallone, male il Foligno con Ruggeri che avanza centralmente, atterrato da Fondi con un fallo e calcio di punizione per il Tolentino. Occhio a Minnozzi, pronto forse anche un altro cambio per il Tolentino in terra Cicconetti, naturalmente batterà questo calcio di punizione Minnozzi quando siamo al 20° del secondo tempo, 1-0 per il Foligno. Occhio a Minnozzi, siamo poco oltre i 20 metri, piazza la barriera Ruani, occhio al destro di Matteo Minnozzi che ha trovato il primo gol esterno della sua esperienza cremisi proprio domenica contro il Monticelli, gol del 2-1 che ha dato la vittoria al Tolentino contro gli uomini di Mister De Vico. Anche Gabrielli sul pallone in corsa col Mancino, la sua, ma al 99% andrà a Minnozzi. Va Minnozzi sopra la barriera, Minnozzi! Eccola la punizione di Matteo Minnozzi che va a esultare sotto i suoi tifosi, riapre il discorso qualificazione, il destro del numero 10, 1-1. Solo lui poteva segnare un gol così, solo lui poteva segnare il gol dell'1-1. Matteo Minnozzi riapre il discorso qualificazione e fa impazzire i suoi tifosi quando siamo al minuto 21 del secondo tempo, 1-1 tra Foligno e Tolentino, partita ancora apertissima. Peluso viene fermato, Terriaga recupera il pallone, poi palla sulla sinistra per Ruggeri, il Tolentino vuole crederci, Ruggeri va in avanti a cercare Minnozzi. Minnozzi, le finte del numero 10, salta Pinzaia, poi torna indietro da Capezzani che può andare anche al destro, lo prova, ribattuto, occhio alla ripartenza del Foligno, Capezzani va a rincorrere Vent'anni che va a prendere il pallone, quindi Gorini alza la testa al numero 4 e poi la ridà ancora a Vent'anni, prova a ragionare un po' il Foligno che si è trovato inaspettatamente da un vantaggio sicuro a un pareggio che ha riaperto clamorosamente il discorso qualificazione. Punizione, fallo su Gorini, batte vicino a cercare Vent'anni, palla imprecisa presa da Borghetti, Raboni non arriva sul lancio di Borghetti, ci arriva Pinzaia che spazza via il tutto, quindi Pettinelli, serve ancora Vent'anni che si accentra, allarga poi il gioco dall'altra parte verso Peluso che la controlla col destro e fa inserire il numero 3 Pagliarini, le finte di Peluso che salta a Butrata ma non Tartabini che riesce anche ad andarsene, palla al piede, c'è vicino Butrata, Tartabini prova il lancio in avanti un po' a memoria, forse un po' troppo, palla che finisce tra le mani di Roani, grande partita però di Tartabini, finora il migliore dei quattro dietro cremisi. Pettinelli vuole palla, Ginai sul filo del fuorigioco, Pettinelli non può servirlo perché è chiuso da Capezzani, quindi torna indietro, si va un po' a incartare, ancora Pettinelli prova a liberarsi di Capezzani, torna indietro e si prende il fallo di Gabrielli, grande lavoro col pallone di Pettinelli che sembrava essersi chiuso, invece si è andato a prendere un grande calcio di punizione. Cambio per il Tolentino, entrerà Cicconetti, quinto cambio per i cremisi, esce Raponi con Minnozzi che andrà a fare la punta naturalmente con Cicconetti che andrà a fare l'esterno sinistro, forse è pronto un cambio anche per il Foligno in terra Francioni per andare a tenere qualche pallone là davanti e magari anche per fare il gol del 2-1 che metterebbe in grossa difficoltà i cremisi. Gorini prova il lancio, la prende naturalmente Tartabini, palla in profondità verso Butlata che prova ad andare in avanti verso Minnozzi, lo chiude Pagliarini, palla che finisce fuori, rimessa laterale per il Tolentino, anzi no, ci ripensa l'arbitro, rimessa che è per i padroni di casa che in casa finora in stagione non hanno mai perso. Sicuramente il Tolentino, abbiamo detto, deve fare un'impresa per battere questo Foligno che
ha espresso davvero un grande gioco e forse ha ottenuto anche poco per quanto creato, ma il Tolentino è una squadra molto solida che può mettere in difficoltà chiunque. Lancio in profondità verso Terriaca, che va a lottare con Zanchi, che si mette avanti bene col corpo e fa uscire il pallone. Buon lavoro di Zanchi qua, che ha già segnato in carriera su al Tolentino quando giocava nel Gualdo Casa Castalda. Le due squadre si incontrarono ai playoff nella stagione 2014-2015. Suo fu un gol nelle playoff l'andata, finì 2-0, poi il Tolentino vinse 3-1 il ritorno, ma non riuscì a passare il turno. Ginai cercato in profondità, lo rincorre Ruggeri, ancora Ginai, si gira verso l'area di rigore, prova il cross troppo lungo per Peluso, palla presa da Rossi che la gioca vicino subito per Tartabini. Ancora Tartabini, palla bassa per Minozzi che prova il tacco per Terriaca, palla un po' troppo lunga, comunque Zanchi in difficoltà, costretto a tornare indietro da Roani che spazza via il tutto. Quindi Labriola di petto la mette giù senza problemi, poi va da Capezzani che è solo in cabina di regia. Va sulla destra verso Butlata che punta Pagliarini, lo salta, ancora Butlata per Minozzi, di prima verso Terriaca che vuole andare da Cicconetti, palla verso di lui, Cicconetti di testa per Minozzi, fuori gioco netto di Cicconetti. Dunque punizione per il Foligno quando siamo dentro gli ultimi 20 minuti di gioco di questa partita. Ancora 1-1 tra Foligno e Tolentino, ha pareggiato Minozzi ed è pronto ad entrare il numero 20 del Foligno, Francioni, al posto di Peluso. Grande partita la sua, davvero grande partita. Esce Peluso, entra Francioni. Più fisicità in avanti serve quest'ora a mister Armillei per tenere qualche pallone e può essere ossigeno in questo secondo tempo. Anche Ciccioli torna verso la panchina, forse entrerà anche lui, un difensore. Può battere la punizione Roani. Verso Ginai, atterrato con un fallo da Labriola. E dunque punizione per il Foligno sulla tre quarti. Volevano il fuorigioco i difensori del Tolentino, sia Borghetti che Labriola, non secondo l'assistente. Dunque punizione per il Foligno sulla tre quarti. Gorini sul pallone e anche Ginai. Va Ginai che prova il tiro, Rossi, che bomba di Ginai, mamma mia, palla in angolo, ma che tiro di Ginai, impressionante. È partito deciso sul pallone, ha fatto partire una bomba incredibile che andava sotto la traversa. Rossi ha volato e naturalmente l'ha messa in angolo. Grandissima anche la partita di Christopher Rossi. Corner per i padroni di casa, occhio ai saltatori, con Zanchi che si inserisce dal limite dell'area. Forse si può partire, batte 20 anni, palla sul primo palo, respinta dalla difesa del Tolentino. Quindi Gabrielli verso Ruggeri, seconda palla è di Gorini che gestisce come sempre al meglio il possesso. Quindi i fondi sulla tre quarti, può andare il tiro, prova il mancino ribattuto da Labriola, può ripartire il Tolentino con Tartabini che può andare in profondità da Butlata, la sua palla è perfetta, si muove Minozzi in profondità, Butlata lo vede, poi si ferma e fa salire i suoi, prova il cross sul primo palo, la prende Zanchi di testa, situazione non facile per il Foligno con Ginai che torna indietro e spazza tutto. Gabrielli rimane in attacco al Tolentino, serve Ruggeri che prova a metterla dentro, palla ingenua regalata a Gorini, si inserisce dall'altra parte Ginai, lo vede Gorini, buono il lancio verso Ginai, ma è buonissima la copertura di Labriola che di testa riesce anche a servire Tartabini che è solo. Si muove Minozzi in profondità, lancio di Tartabini verso Minozzi, la prende Zanchi che però la prende male, quindi Minozzi la lascia scorrere e si prende il corner. Il Tolentino dovrà giocare sugli episodi da adesso alla fine, ha segnato su una punizione, potrà far male anche sui calci piazzati, occhi ai saltatori. Entra in area Labriola, entra in area anche Borghetti, occhio a Capezzani, batte Minozzi, occhio ai saltatori,
Minozzi, palla dentro ribattuta dal Foligno, la rimette fuori Ventanni, poi ancora Tartabini per Cicconetti, vede Minozzi, palla per lui, prova a rimetterla dentro Minozzi, era in fuorigioco il numero 10 Cremisi, nulla di fatto, fuorigioco, ma da quando è entrato Minozzi il Tolentino è tutta un'altra squadra, anima e cuore Cremisi di questo Tolentino è proprio Matteo Minozzi. Batte la punizione Roani, lunga a cercare Francioni, va male sull'anticipo Tartabini, palla profonda per Ginea che è solo contro Rossi, ancora Christopher Rossi, non sbaglia nulla, prende il pallone in uscita bassa e poi lo dà a Ruggeri e prova a salire sulla sinistra, lancio lungo verso Terriaca, l'anticipo di Zanchi che però non è preciso sul disimpegno e mette il pallone fuori. Rimessa per il Tolentino, battuta su Capezzani, avanza palla al piede, poi la dà Ruggeri che prova il cross, deviato ai giocatori del Foligno e riparte la squadra di Mestre Armillei con Francioni che fa salire i suoi fondi verso Ginai, di prima memoria centrale non c'è nessuno perché Francioni si era mosso dall'altra parte, perde comunque il pallone Labriola con fondi che va da Ginai, si inserisce dall'altra parte Ventanni ma Capezzani, diagonale perfetta, intercetta il pallone Gabrielli, c'è Capezzani solo in cabina di regia, gli dà il pallone Gabrielli, quindi ancora Capezzani, allarga il gioco per Yassin Butrata che la controlla male e torna ancora da Capezzani che non riesce a farla sua, ancora Capezzani prova a lottare con Ventanni che ora prende il pallone e lo dà Gorini, riparte da dietro il Foligno con Zanchi, Pinzaglia, ancora Gorini, allarga il gioco il numero 8 Pettinelli che si è allargato tanto nel secondo tempo, Petterini prova a gestire il possesso del pallone il Foligno, Francioni spazio tra le linee, prova ad allargare il gioco dall'altra parte per Ventanni che torna indietro da Pinzaglia, ancora Ventanni, sa centra il numero 11, ne salta uno, ne salta due, poi torna da fondi Petterini, avanza palla al piede il capitano, alza la testa, forse può andare al cross, la dà vicino per Ventanni che prova a penetrare, chiuso da Gabrielli, costretto a tornare ancora da Petterini, fermato da Butrata, poi con un fallo, dunque punizione per il Foligno, è impossibile togliere la palla a Petterini, davvero questo giocatore dà una marcia in più al Foligno. Punizione per i padroni di casa, Gorini sul pallone, c'è anche Ventanni ma probabilmente batterà Gorini, metterà dentro questo pallone, è difficile andare in porta da lì, due in barriera per Christopher Rossi che mette lì quasi pro forma, anche Ventanni però ha preso la rincorsa verso il pallone, batte proprio lui, dall'altra parte la prende Ruggeri che libera l'area di rigore e si prende anche il fallo, punizione per il Tolentino quando ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di gioco di questa partita, più recupero naturalmente, 1-1 tra Foligno e Tolentino. Cicconetti se ne va su Pinzaglia ma è messo bene Gorini che poi perde il contrasto con Cicconetti che cambia gioco dall'altra parte per Butrata, palla un po' corta, presa comunque da Butrata, si sovrappone Tartabini, palla proprio per lui che può andare anche al traversone, Tartabini palla sul secondo palo, non la prende Terriaca, poi la allontana in qualche modo Petterini, soffre in queste situazioni il Foligno, palla lunga a cercare Francioni che sbraccia sulla Briola che si prende il fallo, punizione per il Tolentino e forse cartellino per Francioni, infatti sì, cartellino giallo per Francioni, ha sbracciato il numero 20 del Foligno sulla copertura di Labriola e dunque punizione Cremisi con Capezzani pronto sul punto di battuta, anche Gabrielli, anche se Capezzani che quasi sicuramente andrà verso l'area di rigore, c'è lì vicino anche Tartabini, Capezzani la batte bassa per Labriola, Borghetti allarga per Ruggeri,
Quindi Cicconetti si gira bene col destro, finta il tiro, torna indietro, si va un po' a incartare, riesce comunque a servire Capezzani. Cicconetti in qualche modo esce col pallone e poi è costretto a fare fallo su Gorini. Punizione per il Foligno. Essere un po' più concreto il Tolentino quando arriva negli ultimi 20 metri, perché le possibilità per arrivare lì ce le ha sempre, poi manca un po' di concretezza. È lì che bisogna andare a cercare Matteo Minozzi. Pronto intanto un cambio per il Foligno, tra Salvucci, sembra anche Ciccioli. Eh sì, sono proprio loro due, Salvucci centrocampista, Ciccioli difensore. Vediamo che cambi farà Mister Armillei. Gioco che è ripreso con Pettirini, che va lungo a cercare Francioni. La prende Tartabini, poi Capezzani. In mezzo a due, cade a terra senza fallo. Palla riconquistata dal Foligno. 20 anni per Gorini. Palla di prima a memoria, c'era però un fallo su 20 anni e dunque punizione per il Foligno, che ha abbassato il ritmo nel secondo tempo, soprattutto dopo il gol del pareggio di Minozzi. Sta provando ad addormentare la partita. Cambi per il Foligno. Entra come preannunciato Salvucci ed esce 20 anni. Esce Thomas 20 anni ed entra Salvucci. Ed entra Ciccioli, vediamo chi uscirà. Ancora non è arrivata la segnalazione, naturalmente si prende tutto il tempo del mondo. Thomas 20 anni, ne approfittiamo per ribadire il risultato, che è di una rete a 1. È arrivato il pareggio di Minozzi quando siamo al 36esimo minuto. Dunque entra Ciccioli ed esce col numero 3 Pagliarini. Buona anche la sua partita. Con Pinzaglia che va sulla sinistra e Ciccioli che si fa mettere a destra. Gorini batte la punizione sulla secondo palo verso Ginai, che la controlla. Quindi Salvucci va da Zanchi e quindi Pettirini. Imposta Pettirini verso Ginai, che la prende di testa, prova a servire Fondi, che la tocca all'indietro per Salvucci. Ancora Fondi, può andare col destro, va sul mancino, lo chiude Gabrielli e recupera il pallone Labriola. Minozzi in mezzo a due, si libera di Salvucci e poi allarga al meglio per Butlata, che è chiuso da Pinzaglia con un fallo. Punizione del numero 2 del Foligno su Yassen Butlata, che sembra aver centellinato ogni minima energia e sembra averne anche per il finale. Borghetti, lancio teso verso Terriaca, anticipato da Pettirini, quindi Fondi allarga per Salvucci, che poi esagera nel palleggio e manda il pallone fuori dal campo. Rimessa battuta subito da Tartabini per Capezzani, quindi Borghetti tra le linee per Minozzi, che anticipa Gorini. Ancora Minozzi, palla sul mancino, prova il tiro che arriva dalle zone di Terriaca, che si era mosso dall'altra parte, non riesce a controllarla per andare verso la porta. Peccato qua per Valerio Terriaca, il tiro di Minozzi era indirizzato praticamente sul suo destro. Palla che è sfilata sul fondo, nulla di fatto, sarà rimessa dal fondo per il Foligno. Rovani, lancio lungo, lo prende Francioni di testa. Fondi cerca la profondità con Ginai, Labriola lo va a chiudere, Ginai verso la bandierina, prova il traversone, palla dentro, Borghetti allontana, poi Capezzani riesce a gestire questo pallone, prova una diagonale non facile, palla recuperata con Gorini che allarga il gioco per Francioni, che però è in netta posizione di fuorigioco. Gioco che potrà riprendere con una punizione per il Tolentino, che ha poco più di 5 minuti più recupero per poter credere nel gol dell'1-2 che lo porterebbe ai rigori. Tartabini si muove in profondità, Butrata, Tartabini aspetta, punta Fondi, se ne va con grandissima facilità. Ancora Tartabini, palla per Butrata, la palla passa in qualche modo, Butrata può andare al cross, palla per Minozzi che la controlla col destro, Minozzi va verso il fondo, il tiro e palla che finisce fuori, ma c'è stata una deviazione, sarà corner per il Tolentino. Quando la palla arriva dalle parti di Minozzi, il Tolentino si illumina in qualche modo. Batte proprio lui il corner.
si avvicina a Ruggeri. Occhi ai saltatori, tutti praticamente dentro l'area piccola. La posiziona Minnozzi nel miglior modo possibile, anzi è Ruggeri che va a battere, sembra lui, non lo sto posizionando come un mancino, sembra proprio lui da qui, infatti sì, è proprio Ruggeri che va a battere questo calcio d'angolo, palla che però si sposta evidentemente in pendenza, batte Ruggeri il corner, inedito, e palla che gli ritorna indietro, momento un po' comico questo della partita, con Ruggeri che non riesce a posizionare il pallone. Deve posizionarlo per forza fuori dal corner, perché la palla non si ferma lì, dunque è quasi impossibile battere l'angolo. Ora va Tartabini lì che forse si inventa una soluzione e ci riesce Tartabini, e dunque ora si potrà battere l'angolo con Ruggeri che la batte per Tartabini. Ancora Ruggeri, cross sul secondo palo verso Minnozzi, ribattuta poi butlata, chiuso da Pettinelli che avanza, palla al piede, apre il contropiede del Foligno, Pettinelli, arriva anche la chiusura però di Ruggeri con Cicconetti che va a contrastare con Francioni, alla meglio il numero 20 del Foligno, riparte la squadra di Mister Armillei con Pinzaglia centralmente per Gorini, gestisce bene il pallone, poi si va un po' a chiudere, serve in qualche modo Salvucci, la miglior soluzione questa da parte di Gorini, Salvucci, serve bene Pinzaglia che si inserisce, prova il tiro che è davvero pessimo, palla che finisce ampiamente fuori, sarà rimessa dal fondo per il Tolentino, 4 più recupero al termine, davvero gli sgoccioli di questa partita, il Tolentino è rimasto in partita nonostante il gol subito, grande dimostrazione di carattere e di forza di una squadra che di carattere e di forza ne ha davvero tanto. E ora ancora in partita e un gol manderebbe la squadra di Mister Mosconi ai rigori. Fallo ingenuo di Terriaca su Fondi che era andato a saltare, lo ha spinto Terriaca. Dunque punizione per il Foligno che è ossigeno puro per gli uomini di Mister Armillei che dopo il gol dell'1-1 sono stati molto meno incisivi rispetto a quanto fatto fino a poco prima in zona gol. Sono un po' rilassati gli uomini di Mister Armillei, forse sono anche un po' calati dal punto di vista fisico. Non conserva il pallone Petterini, lancio lungo che finisce fuori, molto fuori per Christopher Rossi che lo deve rincorrere oltre la pista d'atletica. Quando siamo, ricordiamo il risultato 1-1 al 42esimo del secondo tempo, manca davvero pochissimo alla fine di questa partita, con Minnozzi che ha riaperto i giochi. Rossi va lungo, la prende Terriaca di testa, la seconda palla è di Gorini, poi Gabrielli per Cicconetti, di prima spazza tutto Petterini, palla anche insidiosa per Christopher Rossi che va di testa e libera l'area di rigore, Ruggeri la controlla benissimo, è chiuso da Pettinelli, Ruggeri va a memoria lungo linea verso Minnozzi, palla imprendibile per Matteo Minnozzi, troppo lungo il suo suggerimento, anche troppo largo, sarà rimessa laterale per il Foligno. Lotta a battere Ciccioli, la prende Capezzani che va verso Minnozzi, prova la spizzata per Terriaca, torna indietro però Salvucci da Petterini che allarga il gioco intelligentemente per Pinzaglia che ancora ne ha a percorrere, Pinzaglia si va a chiudere, Terriaca manda il pallone fuori, sarà ancora rimessa per il Foligno che sta spezzando bene il ritmo del Tolentino. Pronto a battere Pinzaglia questa rimessa laterale, a cercare Francioni, la palla passa quindi Salvucci va a lottare con Capezzani, la tocca ancora Salvucci in qualche modo per Ginai che è più veloce di Labriola, lo brucia in velocità, prova a metterla dentro però Labriola è bravissimo a interporsi sulla linea di passaggio, a mettere il pallone in calcio d'angolo. Il Foligno vuole addirittura fare il gol del 2-1 per chiudere definitivamente i giochi quando sta per arrivare la segnalazione del recupero, quando siamo al 44esimo minuto, manca praticamente soltanto il recupero e poi il match finirà.
Gorini andrà a battere il corner per il Foligno. Si fa vedere Salvucci vicino, Gorini va in area di rigore, palla dentro, allontanata da Capezzani, ancora Salvucci, la conclusione imprecisa che finisce ampiamente fuori. Può battere Christopher Rossi, comincia ad avere un po' di fretta di rimettere questo pallone in gioco. Rinvio lungo di Christopher Rossi a cercare Cicconetti, la prende Zanchi, non bene però, Fondi ci mette una pezza e la allontana dalle parti di Ginai, che però si disinteressa del pallone, lo va a prendere Labriola, che si libera di Francioni e poi torna da Borghetti. Labriola sembra essere tornato in forma, 5 di recupero, 5 di recupero a partire da ora, match che finirà il 50° del secondo tempo. Terriaca di testa, serve Minnozzi, chiuso da Petterini con un fallo, punizione per il Tolentino sulla tre quarti avversaria. Minnozzi ha cambiato il volto di questo Tolentino nel secondo tempo, mossa tattica decisiva quella di mister Mosconi, che se non avesse subito quel gol ingenuo dell'1-0 ora avrebbe potuto disputare tutta un'altra partita. Gabrielli e Minnozzi sul pallone, Gabrielli col mancino, Minnozzi col destro, occhio ai saltatori che sono tutti al limite dell'area di rigore. Può partire Minnozzi, palla dentro, liberata e poi spazzata via da Salvucci. L'ultimo uomo è Ruggeri che controlla, alza la testa, prova a rimetterla dentro, la allarga per Gabrielli che la mette giù di piattone. Si sovrappone Putrata, cross di Gabrielli, bassissimo, palla regalata a Fondi che serve Salvucci, può ripartire in contropiede il Foligno, Salvucci però torna indietro da Pinzaia che spazza in avanti alla meno peggio dalle parti di Ginai, lancio non preciso che finisce fuori, è già passato un minuto dei 5 di recupero, rimessa laterale battuta subito da Tartabini per Ruggeri, si fa vedere lì vicino Capezzani, Ruggeri va a lungo a cercare Labriola, ancora fa la punta, Labriola non la prende, la palla passa, Petterini l'allontana, poi ancora Labriola per Terriaga che è in fuorigioco. Davvero di pochissimo, fuorigioco di Terriaca, dunque punizione per il Foligno con Petterini che predica la calma ai suoi, naturalmente i suoi devono stare molto calmi perché la minima citazione potrebbe regalare un'occasione da gol al Tolentino. Rinvio di Roani, la prende Borghetti che in qualche modo riesce ad andare anche da Butrata, di testa per Terriaca, lotta con Petterini, la prende Petterini che prova il tacco, regala poi il pallone a Terriaca, spinge Petterini, la prende Minnozzi che si libera di due uomini, prova ad andare da Capezzani, atterrato Minnozzi senza fallo, Francioni prova ad andare da Ginai che porta in fuori gioco, ma l'arbitro fischia fallo su Francioni e dunque punizione per il Foligno, ammonito Capezzani per aver mandato a quel paese l'arbitro. E dunque punizione per il Foligno quando siamo oltre il 47° minuto, 2 e mezzo al termine di questa partita, 2 minuti e mezzo al Tolentino per provare ad andare almeno ai rigori. Batterà Petterini il calcio di punizione, che naturalmente non ha alcuna fretta Petterini, la gioca per Ciccioli vicino, allarga poi per Pettinelli, alza la testa, vuole palla Francione in area di rigore, serve Ginai che si libera di Borghetti, Ginai può andare anche al tiro, Ginai contro Rossi, la conclusione, Rossi gli dice ancora di no e tiene il Tolentino in partita. Cicconetti prova la finta su Pettinelli, non gli riesce, Pettinelli gli strappa il pallone ma se lo porta fuori dal campo, sarà rimessa per il Tolentino, meno di 2 minuti al termine, rimessa battuta subito per Capezzani che in qualche modo passa su Ginai, prova il lancio Capezzani lungo verso Minnozzi, la palla è buona, Minnozzi la controlla ma Pinzaia gliela toglie all'ultimo, è ancora buona per Cicconetti che serve Gabrielli, quindi Capezzani la controlla male, torna indietro da Borghetti, Labriola per Tartabini, il Tolentino ci crede, prova il cross, palla dentro, la palla passa Borghetti, poi Terriaca spazza via tutto, però Petterini ancora palla Cremisi con Tartabini che però si lascia passare il pallone sotto le gambe, la palla finisce fuori a 1 minuto dal termine, forse potrebbero non esserci più occasioni per il Tolentino da qui a fine partita, 1 minuto al termine. L'intervento di Pinzaia su Minnozzi è stato decisivo, con Minnozzi che andava in porta. Francioni si gira,
palla in avanti per Ginai, che però sembra essere in fuorigioco. Infatti è così, fuorigioco di Ginai, e forse un'ultima occasione per il Tolentino quando mancano poco più di 30 secondi al termine. Ruggeri avanza, palla al piede verso il centrocampo, lo supera, può andare a metterla dentro per Borghetti, che la allunga verso Minnozzi, libera tutto Zanchi, poi ancora Petterini, Pezzani la rimette dentro per Minnozzi, che va in porta, Minnozzi la controlla, Minnozzi, il tiro! Minnozzi! 2-1! Il Tolentino la porta ai rigori col gol del fenomeno Matteo Minnozzi. 2-1! 2-1! Incredibile! Incredibile! Esplode il pubblico cremisi. Il Tolentino a tempo scaduto passa in vantaggio, 2-1, la rete di Matteo Minnozzi, un fenomeno. È entrato e la sta vincendo da solo contro una squadra che in casa non ha mai perso in questa stagione, davvero incredibile. Il gol di Minnozzi, assist di Capezzani per Minnozzi. E il gol del 2-1, incredibile la rimonta del Tolentino, una squadra che vive negli ultimi minuti, che di solito vince negli ultimi minuti, l'ha ribaltata ancora, incredibile. A tempo scaduto, ora non si dovrebbe giocare più perché il tempo è praticamente scaduto, sono giocatori della panchina in campo, il gioco non può riprendere. È davvero incredibile, un Foligno che forse si è specchiato un po' troppo su se stesso, ha mollato dopo il gol dell'1-0, Minnozzi ha trovato l'1-1, Minnozzi ha trovato il 2-1, ora Minnozzi la sta vincendo e così si andrebbe a rigori. Tempo praticamente scaduto. Gorini la dà Ciccioli, ma non c'è più tempo, finisce qui, si va ai calci di rigore, 1-2 per il Tolentino. Torniamo in onda da Foligno perché dovremmo vedere i rigori di questa partita, una partita che sembrava chiusa e che invece è ancora aperta perché ci sono i rigori, col Tolentino che era sotto 1-0 e il Tolentino in qualche modo c'è riuscito a fare il gol del pareggio e poi il gol del 2-1, gol neanche a dirlo, entrambi sono il giocatore forse più forte di questa squadra e non solo, ma Tommy Nozzi, mister Mosconi ha mandato tutti i giocatori sotto il proprio pubblico che è impazzito sul gol del 2-1 di Minnozzi, che è arrivato praticamente allo scadere, e non è una novità in questa stagione. Il Tolentino ha dimostrato il suo meglio nei momenti più difficili, il suo meglio allo scadere, quando tutto sembrava perduto, quando le partite sembravano finite, i cremisi hanno tirato fuori sempre il loro meglio e anche oggi hanno battuto nei 90 minuti una squadra che non aveva mai perso in casa questa stagione, un'impresa che ora gli uomini di mister Mosconi vorranno coronare, una vittoria ai rigori, i rigoristi che sicuramente saranno Minnozzi e Terriaca, sicuramente Capezzani anche, che è entrato dopo, potrebbe battere rigore, poi gli altri sinceramente non abbiamo idea cosa avrà detto mister Mosconi, se ha lasciato a disposizione i suoi oppure se ha detto ai suoi di andare a battere chi se la sente. Intanto va a fare paro disparo Borghetti con Petterini potrebbe essere uno che potrebbe battere il rigore, la sua esperienza, la sua classe, ci sta, si batterà dalle parti dei tifosi cremisi che non sono proprio lì, però sono su questa metà campo, si guardano tra di loro i giocatori cremisi, il primo a battere è il battitore di rigore ufficiale Valerio Terriaca, a battere il primo calcio di rigore. Terriaca che ha sbagliato l'ultimo rigore battuto contro il Porto Recanati, poi il Tolentino riuscì a vincere, batte Valerio Terriaca contro Roani. Quasi tutto pronto, giochi mentali, va col mancino Valerio Terriaca. Sospirone di Valerio Terriaca. Manca solo il fischio dell'arbitro e poi potrà partire. Fa Terriaca la rincorsa, il tiro alto. Alto il rigore di Terriaca.
aveva mirato all'incrocio, sembrava un rigore perfetto e invece la palla è uscita. Allora andrà Gorini dagli 11 metri contro Christopher Rossi. Tanto Minozzi va a consolare Terriaga. Gorini contro Minozzi. Gorini contro Rossi, scusate, lapsus. Difficile non pensare a Minozzi dopo la sua partita. Va Gorini contro Rossi, il tiro, Rossi! Para! Ancora 0-0. Lo sbaglia Terriaca, alto, lo sbaglia Gorini, parato da un grandissimo Christopher Rossi che con le sue parate ha tenuto in gioco non solo il Tolentino in questa partita. Va Butlata dagli 11 metri, andrà lui contro Roani. Naturalmente ora conta poco la qualità, conta la freddezza, contano tanti fattori. Va Butlata col destro, la rincorsa, il tiro, lo scavetto di Butlata che beffa Roani, 1-0. E ora va Francioni dagli 11 metri. Francioni contro Rossi, è entrato dopo Francioni, dovrebbe essere più fresco. Contro Christopher Rossi, prende la rincorsa Francioni, rincorsa abbastanza lunga, forse un tiro di potenza. Va Francioni, il tiro piazzato, rete. Ed eccolo, lui, Matteo Minozzi. Stavolta tocca a lui battere il terzo rigore di questa lotteria dei calci di rigore che finora dice 1-1 dopo due serie di rigori. Due rigori sbagliati, uno per parte, uno da Terriaco, uno da Gorini, e due rigori segnati, uno per parte, uno da Butlata e uno da Francioni. Minozzi contro Roani. Piazza il pallone nel miglior modo possibile Matteo Minozzi. E già gliene ha fatti due. Va Minozzi, il tiro parato. Lo para Roani, che si vendica dei due gol fatti da Minozzi in questa partita. Si rimane sull'1-1, ma ora tocca a Ginai. Ginai contro Rossi. Non è riuscito a trovare il gol oggi Ginai. C'è riuscito la settimana scorsa sul gol dell'1-0. Ginai contro Rossi, può partire. Il destro, rete, che rigore, sotto la traversa. Gran rigore di Ginai. E dunque Foligno in vantaggio, 2-1. Ora tocca a Lorenzo Capezzani, rigore pesantissimo, il quarto è sempre un rigore fondamentale. E toccherà a Lorenzo Capezzani. Contro Roani, Capezzani contro Roani, la rincorsa, andrà col destro, il tiro spiazzato, rete. Due pari. E ora tocca a Fondi. Tocca a Fondi, che ha già segnato due reti al Tolentino in queste due gare. Fondi contro Rossi. Rossi può fare quello che ha fatto Roani con Minozzi, vendicarsi dei gol subiti. Va Fondi, il tiro, rete, spiazzato. E ora il risultato che dice 3-2. Il rigore più difficile sui piedi di Gabrielli. Se sbaglia Gabrielli, il Foligno passa. Se segna Gabrielli, ci sarà un altro rigore per il Foligno. Se dovesse segnare, passerebbe. Ma primo match point per il Foligno, sui piedi però di un giocatore del Tolentino che è Gabrielli. Rincorsa di Gabrielli. Può partire, va Gabrielli, il tiro spiazzato, Roani. Tiene ancora in vita il Tolentino Gabrielli, tre pari. Secondo match point, avevamo predetto, sui piedi del capitano Petterini.
Se segna il Foligno passa, se sbaglia si va oltranza. Petterini contro Rossi. L'esperienza di Petterini contro la freschezza, la spregiudicatezza e la gioventù di Rossi. Va Petterini col mancino. Il tiro alto! Alto! Incredibile! Tre pari, si va oltranza. Tre pari, si va oltranza. Incredibile. Tocca a Pierluigi Borghetti battere il sesto rigore di una partita incredibile. Va Borghetti contro Roani, un altro giocatore che di esperienza ne ha tanta. Bacio al pallone Borghetti. Borghetti contro Roani, conta i passi per Luigi Borghetti. Prende la rincorsa, va il tiro alto, altissimo. Sempre tre pari, ma un altro match point sui piedi stavolta di Salvucci, che è entrato dopo e andrà contro Christopher Rossi. Ne ha già parato uno Christopher Rossi. Salvucci contro Rossi. Se segna Salvucci il Foligno passa, se sbaglia Salvucci si continua ad oltranza. Piazza il pallone Salvucci, tensione massima, può partire, rincorsa dritta, lenta, va Salvucci, rete! Il Foligno elimina il Tolentino e passa al turno successivo. Il Foligno elimina il Tolentino ai calci di rigore dopo una prestazione clamorosa dei giocatori di Mister Mosconi, che hanno battuto una squadra fortissima nel proprio stadio per la prima volta nella loro stagione. Una prestazione di forza della squadra di Mister Mosconi, che moralmente passa questo turno ma che praticamente lascia il passaggio del turno al Foligno. Gli uomini di Mister Mosconi potranno ora concentrarsi sul campionato dopo aver vinto nei 90 minuti contro il Foligno di Mister Armillei. Il vantaggio degli uomini del Foligno, che sembravano poter dominare questo match, poi è entrato Minnozzi, ha girato la chiave e ha vinto la partita. Poi la lotteria dei rigori è così, è una cosa, un lancio di monetina, un tiro di dadi, il Tolentino non è riuscito a battere il Foligno. Si tratta anche di fortuna o di sfortuna, chi dir si voglia. Il Tolentino esce a testa altissima da questa coppa dopo aver non solo onorato l'impegno, no, ma dopo aver dato il massimo, dopo aver fatto tremare una squadra che sicuramente potrà puntare molto molto in alto in questa competizione. Diamo un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno ascoltato con l'abbraccio dei tifosi cremisi ai propri giocatori, che oggi hanno dato davvero tutto. Diamo appuntamento sempre qui per le prossime partite di questo grande Tolentino.